Buongiorno e bentrovati al nostro terzo appuntamento dedicato al colloquio di selezione. Nei due precedenti incontri, nei due precedenti appuntamenti abbiamo parlato della lettera di presentazione, del curriculum e oggi vediamo il colloquio di selezione. Momento probabilmente fra i più temuti, usiamo questo termine, dai candidati e dalle candidate, proprio per la natura del colloquio stesso, che di fatto è un momento di valutazione. Facciamo delle premesse. Cominciamo col dire che a un colloquio è banale, sarebbe importante arrivare in orario. Se ci rendiamo conto che non riusciamo per problemi di traffico o di parcheggio, che andrebbero comunque previsti, avvisiamo per tempo. Non avvisiamo dopo che il ritardo si è concretizzato. Quindi cerchiamo di prevenire situazioni che potrebbero teoricamente esporci ad una valutazione non particolarmente positiva, già muovendo i primi passi nel processo di selezione stesso. Quindi partiamo, vorrei dire, col piede giusto. Che tipo di atteggiamento è consigliabile tenere in un processo di selezione? Un atteggiamento, direi, collaborativo. Ricordiamoci che il selezionatore ha l'obiettivo, attraverso l'intervista di selezione, di comprendere, di capire quali sono le vostre caratteristiche professionali, le vostre competenze e se il vostro modo di essere professionale, i vostri valori, la vostra cultura del lavoro è coerente con la cultura dell'organizzazione per la quale viene fatta la selezione. Non c'è cosa più rischiosa che non tenere in debita considerazione il livello, il grado di convergenza fra la cultura del candidato, intesa quindi come valori, desideri, aspettative, e la cultura organizzativa dell'azienda cliente. Infatti diciamo che una selezione ben fatta è una selezione che favorisce un incrocio positivo di aspettative reciproche, aspettative del candidato e della candidata verso il nuovo lavoro, aspettative dell'azienda, del datore di lavoro verso il candidato o la candidata. Quindi questo è un punto molto importante che un accorto e un bravo selezionatore deve tenere in debita considerazione. Diciamo anche che il colloquio di selezione è un momento di comprensione reciproca. Il selezionatore deve comprendere, come ho detto prima, le caratteristiche, le competenze, le capacità personali del candidato o della candidata, ma altrettanto direi il candidato o la candidata devono approfondire la conoscenza dell'azienda per la quale si sono candidate. Quindi, come dicevo, qual è l'atteggiamento migliore da tenere in un colloquio di selezione? La collaborazione. Come ho detto prima, il selezionatore deve fare il suo mestiere, il selezionatore deve raccogliere informazioni. Non cadiamo nella trappola che a volte un selezionatore ci può tendere, ossia quella di impostare l'intervista di selezione in termini un po' più aggressivi, quindi magari con delle domande provocatorie. Ed è proprio qui che il selezionatore vuole verificare se siete in grado di gestire la tensione insita in un processo di questo tipo. Quindi a domande provocatorie non bisogna assolutamente, o bisogna cercare di contenere la tensione, non rispondere quindi in modo arrogante ma autorevole, pacato, fermo, ma chiaramente senza, diciamo così, essere coinvolti in termini eccessivamente emotivi. Ci sono diverse domande che verifichiamo essere difficili per i candidati, perché necessitano di un senso critico da parte del candidato verso il quale non si è particolarmente allenati. Faccio un esempio.
domandare al candidato o alla candidata per quali aspetti ritengono di essere stati apprezzati nelle precedenti esperienze di lavoro, apprezzati dai propri datori di lavoro, dai responsabili, dai collaboratori, dai colleghi, eccetera. A volte ci sentiamo rispondere, questa domanda andrebbe fatta a loro. È sempre difficile parlare di se stessi, è sempre difficile esprimere o fare valutazioni su come si è percepiti, eccetera. E questo è proprio quello che noi non vogliamo sentirci dire. È una risposta che cerca un po' di prendere tempo. Vi è stato chiesto chiaramente di esprimervi rispetto ad una consapevolezza di come siete appunto percepiti dai vari interlocutori afferenti il vostro ruolo, quindi lo sforzo è quello di rispondere cercando di portare anche degli esempi. Perché è importante in un colloquio rispetto a delle espressioni che alla fine non sono altro che degli aggettivi che vi qualificano meno, portare degli esempi? Perché se uno mi dice, o un candidato o una candidata mi dicono, io ritengo fra i miei punti di forza ci sono quelli di essere una persona seria, che cosa intendiamo per persona seria? Cerchiamo di portare degli esempi, perché poi, altrimenti se dialoghiamo per luoghi comuni, il selezionatore è obbligato, gioco forza, ad andare in profondità. Quindi più si va in profondità, più chiaramente ci possono essere delle difficoltà da parte del candidato di esprimere spiegazioni, concetti, eccetera. Quindi cerchiamo, come ho detto prima, di facilitare il compito del selezionatore. È molto apprezzata una presentazione, per esempio, delle varie esperienze di lavoro fatte, evidenziando, senza nemmeno farselo chiedere, quali sono state le competenze che si sono sviluppate in ciascuna esperienza, quali sono stati i risultati che sono stati portati in quell'esperienza lavorativa. Anche perché bisogna tener conto che un selezionatore professionista sa benissimo che non è tanto attraverso la vostra descrizione sommaria e a volte infarcita di luoghi comuni che si possono cogliere effettivamente le vostre capacità e competenze, ma è attraverso, per esempio, la presentazione di fatti concreti, di casi che avete vissuto, che avete gestito, e quindi da lì raccoglie tutte delle informazioni indirette che permettono al selezionatore di farsi un quadro un po' più approfondito della situazione. Quindi voglio dire, piuttosto che dire ma mi ritengo di essere una persona che è dotata di spirito di iniziativa, raccontare degli episodi, degli esempi che ci permettono effettivamente di capire che è verosimile che siate delle persone dotate di proattività, di spirito di iniziativa, come vogliamo definirlo. Quindi cercate di aiutare il selezionatore a raccogliere il più possibile informazioni provenienti da esperienze, raccontate. Non è un caso che una delle più interessanti tecniche di intervista che pochi in Italia conoscono, e fra cui il sottoscritto e i vari collaboratori di SESVIL, vi sia proprio focalizzata l'attenzione sugli avvenimenti che la persona ha vissuto nel contesto professionale e capire che tipo di ruolo hanno giocato in questi avvenimenti. Questa tecnica, che potete anche eventualmente andare a verificare su internet per capirne i fondamenti, è una tecnica che viene chiamata Behavioral Event Interview. È una tecnica proveniente dagli Stati Uniti, che si rifà ai concetti di competenza e che permette al selezionatore, se è in grado di gestirla bene, di raccogliere in via indiretta, attraverso dei resoconti dei candidati, una serie di competenze specifiche, senza la necessità di dover fare delle domande che a volte hanno già al loro interno la risposta più plausibile, più auspicabile. Non entro nel merito di quella che nel gergo tecnico viene definita come desiderabilità sociale, perché occorrerebbe un ulteriore appuntamento solo per parlare di questo, ma sta di fatto che un selezionatore professionista è in grado immediatamente di cogliere
quanto la vostra presentazione è una presentazione di superficie senza andare in profondità e quanto invece questa presentazione è suffragata anche da eventi, da racconti, da episodi che permettono al selezionatore di farsi un'idea di come avete agito e di come quindi potreste agire in futuro in una situazione, in una situazione professionale concreta. Spenderei qualche parola anche sull'abbigliamento. L'abbigliamento sia per le signore che per i signori è un abbigliamento che consiglio debba essere sobrio, adatto alla situazione, non eccessivo. Non è necessario per gli uomini sempre andare ad un colloquio in giacca e cravatta, occorre comunque che ci sia quella coerenza rispetto anche all'interlocutore che si andrà a incontrare. Chiaramente se dobbiamo candidarci per un ruolo particolarmente operativo, andiamo, diciamo così, in azienda, non cerchiamo di risultare sopra le righe, non risultiamo nemmeno però sopra le righe ponendoci in una situazione diciamo così che è opposta. Racconto un episodio che mi è capitato alcuni anni fa e che riporto spesso come aneddoto, di un candidato che abbiamo colloquiato per una posizione di funzionario di banca che si presenta, vista l'imminenza partenza per le vacanze estive, in Bermuda e ciabatte infradito. È chiaro, signori e signore, che questo non rappresenta un'ipoteca, diciamo così, definitiva sul valore della persona, sul valore delle sue esperienze, però naturalmente questo non può non essere tenuto in considerazione laddove il selezionatore deve fare anche un esercizio di proiezione fra quello che ha visto in un colloquio, quello che ha colto nella presentazione, quello che potrebbe essere in un eventuale contesto lavorativo futuro. Quindi evitiamo, se teniamo alla posizione per cui ci candidiamo, di esprimerci estremizzando alcune dimensioni che sappiamo bene essere poi oggetto di valutazione nel processo di selezione. Io non vi farò un elenco di domande che potreste eventualmente trovare in un colloquio, non ha molto nemmeno vedere online, in rete, quelle specie di vademecum per un colloquio di selezione. Io sono sempre molto contrario sull'imparare a memoria o impostare o agire un ruolo che non è il nostro. Dico solo che ad un colloquio di selezione bisogna andare ed essere se stessi con intelligenza. Che cosa vuol dire con intelligenza? Vuol dire che chiaramente essere consapevoli che qualsiasi sfaccettatura può essere oggetto di valutazione. E faccio in questo caso un inciso, voi tenete conto che un selezionatore mediamente ha, tenendo conto fra test, colloquio, un secondo colloquio, 3-4 ore di tempo per potervi valutare, ok? Su più appuntamenti, facciamo anche 5 ore, va bene. Quindi su più appuntamenti, ci possono essere a volte dei processi di selezione che si sviluppano su 2-3-4 colloqui, compreso poi il colloquio di presentazione in azienda. È sempre comunque un tempo relativamente breve per conoscere a fondo determinate caratteristiche di una persona, sebbene si abbiano oggi tutta una serie di strumenti, dal test, dalle tecniche di intervista che permettono di ridurre l'aleatorietà insita in un processo di valutazione. Però torno a ripetere che questo è un tempo molto breve, quindi è per questo che è fondamentale che il selezionatore dia il giusto peso a qualsiasi espressione il candidato contempli nel processo di selezione stesso. Quindi è chiaro che effettivamente siete sotto osservazione da diversi punti di vista e oserei dire da quando entrate nella sede della società di selezione, da come vi ponete, se eventualmente dovete attendere quei 10 minuti, se siete persone per esempio dotate della giusta pazienza e della giusta ironia, se ci sono anche delle situazioni che magari volutamente vi portano a dover affrontare dei momenti anche di attesa, proprio anche per capire, per verificare quali sono le vostre reazioni. Quindi è chiaro che il selezionatore deve fare tesoro del tempo che trascorre insieme al candidato o alla candidata per valutare tutta una serie di indizi. Sta però naturalmente a voi fare in modo che
il selezionatore ritenga sufficienti tutte le informazioni che ha colto in sede di colloquio e che queste informazioni siano il più possibile coerenti, ma positive. Ecco perché dicevo essere voi stessi, ma con intelligenza. Quindi torno a ripetere quei manualetti per passare il colloquio con le 10, 15, 20 domande standard. Lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi ogni selezionatore preparato imposta un po' il colloquio come crede, ma se vogliamo dare una, indicazione di massima, è che l'obiettivo del colloquio è quello di verificare la coerenza fra quello che è la vostra esperienza, quello che siete voi con i vostri desideri, le vostre aspettative, e quello che è l'azienda verso la quale voi potreste andarvi a collocare. Questo è il sunto, questo è l'obiettivo fondamentale. Quindi più si rileva questa coerenza, più è chiaro che può essere positivo il matching in termini di incrocio domanda e offerta di lavoro. Quindi non ha senso prepararsi una parte perché poi la trama, diciamo così, può variare da selezionatore a selezionatore, sebbene ci sia un filo conduttore, un obiettivo di fondo che è incito in ciascun processo di valutazione. Tengo a precisare che il selezionatore non giudica ma valuta, cosa ben diversa. Non approfondisco poi le differenze concettuali dei due termini, e naturalmente il selezionatore non ha nulla contro o a favore del candidato, della candidata persone in quanto tali, ma il suo obiettivo è quello di andare a verificare quello che ho più volte esplicitato nel corso di questa nostra chiacchierata, cioè andare a vedere la coerenza fra voi, fra quello che voi siete come professionisti, come persone, quello che vi offre l'azienda. Quindi non sempre, quando un selezionatore decide di non portare avanti una candidatura, lo fa a vostro svantaggio, lo fa direi anche a vostro vantaggio, e lo fa consapevolmente, con responsabilità, perché probabilmente sarebbe molto peggio portare avanti una candidatura che poi si rivelasse infruttuosa in sede poi di inserimento nel nuovo contesto professionale, quando poi magari avete già lasciato il precedente posto di lavoro. Quindi voglio intervenire ancora su qualche esempio, ma senza però venire meno rispetto al contenuto di fondo di questo nostro incontro. Ossia, tenete conto che in un colloquio la cosa importante è presentare, come ho detto prima, il vostro percorso professionale, le vostre varie esperienze, ma anche raccontare, evidenziare quello che vorreste dal vostro futuro professionale, quelli che sono i vostri obiettivi. E poi direi siate molto chiari su quello che è il vostro pacchetto retributivo. Ho visto cadere selezioni proprio perché il candidato in fase poi finale si è perso su dei dettagli detti o non detti per quanto riguardava le sue aspettative economiche, e questo poi ha vanificato un processo di selezione che fino a quel momento ha dato degli esiti positivi. Quindi siate precisi, siate puntuali, anche perché in fase successiva vi può essere richiesto anche di confermare quanto avete detto con una busta paga o più buste paga, quindi è importante evidenziare correttamente. Non confondete il compenso ordinario dallo straordinario, perché non è detto che si debba sempre far conto anche su un eventuale compenso di ore straordinarie che eventualmente sareste chiamati a fare. E quindi cercate anche di essere precisi sui benefit che avete, perché la retribuzione è fatta di tante cose ed è giusto articolare il pacchetto retributivo. Quindi ho dei benefit, sì no, ho l'auto aziendale, sì no, ho i buoni pranzo, sì no. Questi su richiesta del selezionatore, che raccoglie tutti questi dati. Naturalmente è fondamentale fare le domande giuste al momento giusto. Cosa vuol dire? Vuol dire che al primo colloquio o anche al primo colloquio con l'azienda non andiamo magari a impantanarci sul domande del tipo quando fate le ferie, quando chiude l'azienda, i buoni pasto sono di 10 o di 15 euro, rientrano, avete la mensa, eccetera. Tutte domande assolutamente legittime, ma che potrebbero risultare stonate se dette al momento sbagliato. Quindi piuttosto facciamo domande che ci permettono di capire qualcosa in più sulla nostra evoluzione professionale che potremmo avere all'interno di questa organizzazione. Facciamo capire al nostro interlocutore
che siamo motivati, e se ci sono queste caratteristiche, un ruolo interessante, opportunità di sviluppo, eccetera, poi tutto il resto viene da sé. Quindi poi verrà anche il momento di discutere nel dettaglio di tutti gli aspetti compresi nel famoso pacchetto retributivo. E direi che abbiamo toccato i punti fondamentali che sono alla base di un colloquio. E chiaramente, come ho detto prima, valuta il selezionatore, ma anche voi esercitate il vostro diritto a valutare quello che vi viene prospettato, fate domande senza nessuna remora, valutando se sia il caso o meno di farle e scegliere le domande, come ho detto prima, con una certa logica. Tenete conto che è interesse della società di selezione poi darvi un feedback dell'evoluzione o meno del processo di selezione. Non assillate la società di selezione, perché ci sono dei tempi che non dipendono nemmeno dal selezionatore, lo sappiamo bene, e naturalmente cerchiamo di lasciare anche un bel ricordo qualora andassimo a colloquio anche con l'azienda, nel senso di gestire con i dovuti modi anche la fase di presentazione dell'azienda, perché aver passato il colloquio con la società di selezione, lo sapete bene, non vuol dire automaticamente aver passato il colloquio con l'azienda per la quale si sviluppa il processo di selezione stessa. Anzi, oserei dire che se alcuni comportamenti il selezionatore li può interpretare in un certo modo perché è preparato a questo, e quindi non sempre va a svantaggio del candidato, questo rischio invece potrebbe risultare maggiore in fase di presentazione con l'azienda, quando ci si presenta a persone che per loro non sono così avvezze a gestire interviste di selezione. Bene, io concludo facendovi i miei migliori auguri, rinnovandovi l'invito a, eventualmente, se avete richieste o approfondimenti, esigenze di approfondimenti, a scrivermi anche sulla pagina Facebook del sito di Job Evolution, di questo progetto che, ricordo, è un progetto per aiutarvi nello sviluppo di carriera, aiutarvi nella difficile ricerca di un'opportunità professionale. Vi rinnovo l'invito a visionare periodicamente il nostro sito internet www.sesvi.it per tutte le opportunità di lavoro in corso, attuali, e che trovate naturalmente anche nelle pagine Facebook di Sesville, LinkedIn e come ho detto prima, anche di Job Evolution. Buon proseguimento e grazie per la vostra attenzione.